L'entusiasmo al Del Conero sulle note di gente di mare. C'è grande attesa in città per questa sfida perché arriva la capolista. Allora l'Ancona vuole ben figurare, soprattutto Ancona che ha tanto bisogno di punti. Dicevamo, una sfida storica, una classica con tante partite, in particolare nella Serie B degli anni 90. Addirittura la prima edizione di Ancona contro Cesena risale alla stagione 41-42, in pieno secondo conflitto mondiale. All'andata tra queste squadre finì 4-0 per il Cesena. Allora dente avvelenato, motivo in più per l'Ancona di provare a rifarsi in questa serata. Ecco le squadre che arrivano in campo. Come detto, serata fredda, umida, con la nebbia che aleggia su Ancona. Formazioni in campo guidate dal direttore di gara, lo vedete inquadrato, è il signor Hermes Fabrizio Cavaliere della sezione di Paola, un arbitro molto esperto, 32 anni, quinta stagione nella canna di Serie C per il signor Cavaliere. Stasera dirige la sua 63esima partita tra i professionisti. Non gli è mai capitato di arbitrare l'Ancona, mentre ha un solo precedente con il Cesena, precedente che sorride ai romagnoli, un 4-1 nella serie di 18-19 contro la Vastese. Gli assistenti di Cavaliere sono Pressato di Latina e Minafra di Roma 2, Bozzetto di Bergamo. È il quarto ufficiale della sfida. La risposta del pubblico di Ancona, avete visto uno scorcio della curva nord che prova a supportare, mentre si fanno sentire con la voce anche i 1000 arrivati da Cesena. Ci sono tutti gli ingredienti, tutte le aspettative per una partita di alto tasso tecnico ed emotivo al Del Conero. E dicevamo, in fase di preparazione, soprattutto in fase di presentazione, pardon, soprattutto una partita molto importante per la classifica dopo la sconfitta della Torres sul campo della Carrarese per 5-1. Il Cesena ha l'occasione di allungare a più 6 in classifica, dare un ulteriore segnale a questo campionato. L'Ancona invece ha bisogno di punti perché oggi sarebbe fuori dai play-out solo per un punto sopra la Recanatese, dunque deve consolidare quanto di buono fatto nelle ultime due uscite la squadra di Colavitto, provando a mettersi in una posizione più sicura di classifica. Telecamere per Domenico Toscano, l'allenatore del Cesena. E ora momento di silenzio anche al Del Conero. C'è naturalmente il ricordo di Gigi Riva. L'applauso del Del Conero per una leggenda del nostro calcio, Gigi Riva, tutt'oggi il miglior marcatore con la maglia della nazionale italiana. È tutto pronto per Ancona Cesena. Eccoli i 1000 tifosi arrivati da Cesena. Primo possesso della partita che sarà dei bianconeri, attaccheranno da sinistra a destra dei vostri monitor. Primo pallone a disposizione del capocannoniere del girone B, Christian Spendi, i suoi 13 gol, 3 segnati la scorsa settimana al Pontedera, una tripletta nel giro di 405 secondi. Spendi è caldissimo e sogna magari di raggiungere il gemello Steven in Serie A l'anno prossimo, Steven in A con l'Empoli. Controlla gli ultimi dettagli il signor Cavaliere. Clima caldo al Del Conero nonostante l'umidità, e rotola il pallone sul prato dello stadio di Ancona. È cominciata Ancona Cesena.